Radio Radicale, siamo con Enrico Costa di Azione per parlare di prescrizione. Allora, oggi su Repubblica c'è una intervista che lei ha concesso a Liana Milella del quotidiano di Piazza Indipendenza per parlare insomma del suo emendamento che lei aveva presentato nel milleproroghe. Allora, lei lo ha ritirato, allora ci spiega le ragioni per le quali ha ritirato l'emendamento mentre sta per arrivare il nuovo, cioè, mentre è già arrivato il nuovo ministro che dovrà esporre le sue linee programmatiche qui in Parlamento. Innanzitutto non ho ritirato l'emendamento, ma non l'ho segnalato ai fini della votazione. Siccome erano molti gli emendamenti presentati al decreto milleproroghe, la Commissione ci ha chiesto di segnalare gli emendamenti che chiedevamo fossero messi in votazione, dando un numero chiuso ad ogni gruppo in rapporto al numero di parlamentari, e poi ci ha chiesto di ulteriormente scremare questa segnalazione. E quindi noi abbiamo adesso comunicato alla Commissione che rinunciamo alla segnalazione degli emendamenti in materia di prescrizione. Questo perché riteniamo che, essendoci un nuovo ministro arrivato da pochissimo, che non è ancora neanche sottosegretario, non abbiamo ancora neanche la fiducia al governo, il ministro non ha ancora neanche espresso alle Camere le proprie linee programmatiche, sia giusto ascoltare e consentire appunto al Guardasigilli di farsi un'idea di come procedere collegialmente. Noi non vogliamo essere, diciamo, elementi di rottura della maggioranza. Ieri abbiamo assistito a delle polemiche tra ministri e abbiamo assistito contestualmente all'azione che abbiamo svolto noi, invece, di un gesto costruttivo. Questo mi pare che sia molto chiaro sotto gli occhi di tutti. Ci sono forze politiche in cui i ministri litigano e se la prendono col governo di cui stessi fanno parte, ci sono forze politiche che non sono rappresentate in Consiglio dei Ministri, ma che svolgono un'attività di cerniera importante perché si rendono conto della delicatezza del lavoro del Premier Draghi e del Ministro Cartabia in questo frangente. Le posso chiedere, insomma, siccome questa è una bella apertura di credito, diciamo che le fa onore, le volevo chiedere se, insomma, il ministro in qualche modo l'aveva ringraziata per questo suo gesto, che è un'apertura di credito importante da parte delle forze parlamentari a un ministro. Devo dire che io non ritengo di esprimere, diciamo, le mie eventuali interlocuzioni con il ministro. Quello che dico è che penso che, diciamo, questa scelta sia andata nel solco e nello spirito, appunto, che il Guardasigilli ha intrapreso, uno spirito di studio, uno spirito di approfondimento. Ho apprezzato molto il fatto che non abbia rilasciato all'esterno interviste o dichiarazioni, a differenza di molti suoi colleghi di governo che sono andati prima sui giornali che in Parlamento. Ecco, io penso che, diciamo, ci siano le condizioni per arrivare ad una soluzione collegiale della maggioranza. È chiaro che ove ci fosse uno stallo prolungato, ciascuno poi presenta le sue proposte. Io spero anche che nell'ambito del governo ci siano anche dai vice ministri, i sottosegretari, delle figure che aiutino il dialogo, diciamo, e non delle figure incendiarie, perché questo è un altro aspetto molto molto importante. Quindi dovremmo aspettare il ministro che venga qui per l'esposizione delle sue linee programmatiche e poi lei deciderà il da farsi, insomma. Certo, ascolteremo un Certo. metodo, sicuramente verrà a indicarci un metodo di lavoro. Ci siamo trovati su fronti contrapposti con molti dei colleghi con i quali oggi sediamo in maggioranza, però c'è un rispetto, c'è una stima, diciamo, reciproca. Io penso da questo si potrà arrivare ad una soluzione. È chiaro che, diciamo, la soluzione, diciamo, deve essere preceduta da dei passi in avanti delle disponibilità di tutti. Ecco, noi il gesto di disponibilità lo abbiamo fatto perché abbiamo fiducia nel
nel ministro, nella sua storia, diciamo, nella sua preparazione. E soprattutto, devo dire, questo era un emendamento che era stato presentato ancora una fase precedente rispetto alla nascita del governo. C'è stato l'incrocio con la nascita del governo. Penso che ci saranno molte occasioni, molti atti sui quali poter inserire i temi che ci stanno a cuore, però chiaramente in un contesto in cui il governo si è assestato e può fare ovviamente delle scelte appropriate. Lei sa che il 17 febbraio prossimo passerà in decisione del giudice Katia Pinto del Tribunale di Lecce il ricorso del segretario del Partito Radicale Turco, assistito dagli avvocati Talò e Besostri, di mandare alla Corte Costituzionale la legge sul fine processo mai dell'ex ministro Bonafede. Lo si fa anche in virtù della sentenza 278 che permette di ricorrere in assenza di un processo in corso alla Consulta. Volevo sapere che cosa ne pensa lei di questa cosa. Beh, guardi, ho appreso questo, ovviamente sarà nelle mani del giudice la decisione. Io non conosco in precisione il contesto, ma è evidente che ci sono due piani distinti. Io sto ragionando del piano politico e del piano parlamentare e del piano normativo. Il ricorso o comunque la richiesta di andare di fronte alla Corte Costituzionale è fondata sul fatto che effettivamente ci sono delle lacune nella normativa sulla prescrizione. Questo l'abbiamo sempre detto tutti, però io vorrei che fosse il legislatore e non attendere una pronuncia della Corte Costituzionale. Sì. Lei pensa che l'attesa dell'appronunciamento della Corte Costituzionale bloccherebbe, costringerebbe il governo ad esprimersi eventualmente dopo un pronunciamento della Corte Costituzionale? No, sono due aspetti diversi. Io penso che il governo debba approfondire questi argomenti. Noi abbiamo detto che la riforma di Bonafede sulla prescrizione è lesiva del principio di presunzione di innocenza, del principio di rieducazione della pena, della ragionevole durata del processo, del diritto di difesa, tutti i principi costituzionali che abbiamo enunciato. Quindi io adesso non conosco nel dettaglio le richieste che sono state fatte da Turco, dall'avvocato Besostri e dal collega, però è evidente che anche loro avranno ravvisato questi profili di criticità rispetto alla Carta Costituzionale. Io penso che questo sia però un compito della politica di intervenire e di intervenire e di farlo celermente. Ovviamente c'erano già altri atti dei precedenti governi che sono finiti alla Corte Costituzionale, e quello che non è stato in grado la politica di fare ha fatto la Corte Costituzionale. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, per averci un po' spiegato il senso della sua iniziativa politica rispetto alle linee che esprimerà il Ministro della Giustizia Cartabia. La ringrazio, grazie a Enrico Costa di Azione.